Abbiamo qui Cristina Calcagni, ex assessore al comune di Orvieto, dimissionaria, oggi in piazza insieme a questi lavoratori. Perché sei venuta qui, Cristina, oggi? Beh, io nei scorsi giorni ho provato un pochino a riassumere la situazione che sta coinvolgendo, diciamo, tutta la città, perché oggi c'era gente, però il problema ancora non è sentito. Approcciare ad un bilancio con il taglio dei servizi è una delle cose, per esempio con il mio nuovo movimento Alleanza per l'Italia, è una cosa da evitare a tutti i costi, cioè cercare di fare dei bilanci legali il più possibile e trasparenti significa incidere sulle entrate, quindi cercare di veicolare risorse opportune provenienti o dalla regione o dallo Stato per far fronte alla situazione di deficit che attraversa non solo il comune d'Orvieto, tanti comuni in Italia sono in queste condizioni. Quando si arriva a esternalizzare servizi per cui, ripeto, la mission delle amministrazioni è votata a tali servizi, come per esempio gli asili nido, come per esempio lo scuolabus, da noi è importantissimo. Vorrei ritornare brevemente su quello che ho già scritto in termini di comunicati stampa nei scorsi giorni. Il servizio scuolabus non deve essere letto soltanto come costi del servizio. I costi totali del servizio scuolabus sono da ripartire agli automezzi che sono di proprietà dell'amministrazione comunale, pertanto sono in carico ad un'altra voce di bilancio che è quella che fa riferimento proprio alla voce automezzi, come sono pure quelli del CSM, come sono gli automezzi in dotazione ai dirigenti del comune, le macchine del comune. E il personale, che è un'altra voce di bilancio, perché gli 8 autisti che insieme ai 3 della cooperativa Carli al momento tagliati forniscono un servizio esaustivo per tutta, diciamo, la complessità del nostro territorio. E gli 8 autisti sono una voce che ricade all'interno del bilancio, ma sotto la voce personale, perché sono 8 dipendenti del comune. Pertanto, se si vuole guardare il mero dato relativo agli scuolabus, è semplicemente il discorso di affidare parte del servizio in una gara d'appalto ad una cooperativa che offre ovviamente prezzi competitivamente superiori rispetto ad altre ditte che si sono presentate sul territorio, ma è anche il fatto che all'interno del settore socio-culturale scuola entrano dei contributi della regione proprio per garantire il diritto allo studio. Sono finalizzati scuolabus, sono finalizzati l'acquisto di libri di testo per famiglie bisognose, quindi c'è ovviamente l'eterogeneità del nostro tessuto sociale, non può fare a meno, a mio avviso, di determinati servizi, perché abbiamo delle classi molto deboli sul territorio, abbiamo delle famiglie, special modo, diciamo, in periferia, dove vive per lo più la popolazione orvietana, no? Diciamo che 15.000-16.000 persone sono sparpagliate tra grandi centri come Cigonia, Orvieto Scalo, Sfera Cavallo, e poi ci sono tutte le altre frazioni. Basta pensare a Titignano, che dista 23 km dalla Rupe, ed immaginare che la realtà di Titignano è una realtà di braccianti, come avevo già più volte evidenziato, dove se non garantiamo proprio il diritto allo studio, il supporto ai braccianti che arriveranno sì e no a fine mese a 1.000 euro, è impossibile garantire in toto il diritto allo studio ai bambini più piccoli, in particolar modo per gli extracomunitari, li definisco così, ma in realtà sono nostri concittadini con permesso di soggiorno, per loro è molto difficile arrivare a taluni servizi, no? Perché per loro, come abbiamo fatto 2 anni fa, garantire la materna, che non è una scuola obbligatoria, significa non solo favorire l'integrazione, favorirla in modo concreto. Prima si impara la nostra lingua e i nostri usi e costumi e prima diciamo il bambino si sentirà realmente orvietano. Sono qui oggi semplicemente perché, come Alleanza per l'Italia, i contenuti programmatici del nostro movimento rispecchiano appieno quelle che sono le cose che ho scritto negli ultimi giorni, quindi supporto alle famiglie che hanno bisogno, necessità di essere agevolate il più possibile, no? E non super tassate, perché gli stipendi sono quello che sono, agli immigrati sicuramente il nostro supporto per favorire un'integrazione all'interno dei territori dove questi risiedono e quindi vivono, e la scuola pubblica, ripeto, la legalità dei bilanci, l'adoperarsi per aumentare le entrate e non penalizzare i servizi. Quindi sono qui perché l'iniziativa della CGL non è a favore delle cooperative, è a favore di concittadini orvietani che
per trovare lavoro fanno riferimento alle cooperative, spesso a stipendi che sono molto più bassi di quelli offerti dall'amministrazione comunale. Cioè l'autista dello scuolabus della Carli, oggi tagliato, è un mio, come lo posso definire? Io sono orvietana da 20 anni, magari lui è orvietano doc e oggi si vede messo a rischio il proprio posto di lavoro, che è una cosa molto pesante visto quella che è la situazione generale nazionale. Grazie.